Sarà corsa 3 per la poltrona di sindaco al comune di Piraino, dove oltre all'uscente Giamaniaci, che cerca la riconferma, si contenteranno la guida del comune Maurizio Ruggeri e Salvatore Cipriano. Proprio quest'ultimo, consigliere comunale uscente, nella sede elettorale del comitato Piraino Giovane e Solidale, ha ufficializzato ieri sera con una conferenza stampa la decisione di presentarsi alle amministrative dell'11 giugno. Una candidatura, ha spiegato Cipriano, che vuole essere un'alternativa rispetto ai tradizionali gruppi politici che hanno amministrato Piraino e che nasce dall'impegno di un movimento giovanile che ha deciso di contare nelle scelte amministrative. È una coalizione appoggiata dalla società civile, noi non siamo dei politici e voi anche in passato avete avuto modo di conoscere, diciamo, quelli che erano i componenti del gruppo consigliare di cui io ero capogruppo. Sapete bene che non siamo dei politici di professione, siamo tutte persone normali. Questa volta siamo riusciti a mettere insieme una squadra di ragazzi, anche diciamo di persone con più esperienza, di tecnici, laureati, persone qualificate, tutte persone che vengono dallo Stato civile, diciamo dalla società civile, e tutte insieme, tutta gente nuova che non appartiene a quelle che sono, diciamo, le fazioni storiche che a Piraino si sono alternate negli ultimi 20 anni, e cercheremo di portare un'area di rinnovamento all'interno di questo comune laddove dovessimo vincere queste elezioni amministrative. L'idea per il futuro del Piraino è quello di cercare di rilanciare il nostro comune. Io ho sempre detto che Piraino offre tante risorse, noi dobbiamo sfruttarle e valorizzarle al meglio e cercare di portare e di far partecipare il più possibile la gente comune in quelle che sono le scelte che vengono fatte appunto per il futuro di questo comune e dei suoi abitanti.